Più di 20.000 candele saranno protagoniste della notte più lunga e suggestiva dell'estate pesarese. Ritorna con grande successo venerdì 10 agosto la quarta edizione di Candele sotto le stelle. L'iniziativa promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con la Proloco di Candelara darà nella notte di San Lorenzo la possibilità dalle ore 20 di cenare a lume di candela lungo tutta la battigia a partire da Baia Flaminia fino a Sottomonte dinanzi a uno spettacolo unico e suggestivo del fascino delle candele che verranno posizionate per l'occasione anche in acqua. Novità di quest'anno sarà una performance di impatto spettacolare, da come annunciato dagli organizzatori, che riguarderà un labirinto di candele elettriche ideato da una trentina di giovani provenienti dal Texas, frutto di un'arte antica coltivata di molti popoli. Grande abbinamento con la musica nell'anno del 150° di Rossini, ma soprattutto un evento unico, inimitabile, perché frutto di una grande squadra che parte dalla Proloco di Candelara, arriva fino agli albergatori ed è un evento veramente unico al mondo. Circa almeno 40.000 persone vestite di bianco che cenano in spiaggia a lume di candela, non si è mai visto da nessuna parte ed è veramente un'occasione unica di accoglienza turistica e di promozione turistica e anche credo un'iniziativa che ormai segna il cambiamento di questa città. Negli ultimi anni Pesaro, ce lo dicono tutti, è cambiata tanto, è più vivace, piena di eventi, piena di attrattive, piena anche di iniziative come queste che, come spesso dice il mio assessore delle noci, ormai è diventata la serata più glamour dell'estate. Ad animare le serate invece le musiche bandistiche di Candelara e Colombarone con un concerto dedicato. Ci saranno due bande itineranti che andranno ad animare, a sottolineare Pesaro città della musica e quindi ad animare questa serata meravigliosa con brani, marcette, cose piacevoli che vengono comunque così a sottolineare l'entusiasmo e la grande partecipazione che c'è in questa manifestazione. Promotori anche la Proloco di numerose candele che verranno dislocate in tutto il litorale. Sì, parliamo di 7 km di costa e quindi siamo sul migliaio di candele che andranno a riflettere sull'acqua la loro luce e per questo facciamo anche un invito ad oscurare per veramente gustare questo momento magico della notte di San Lorenzo a lume di candela.